Il capelvenere è una pianta che si utilizza soprattutto in prodotti derivati. Il sapore amaro spesso ne impedisce l'uso nelle insalate. Nelle tisane si usa in combinazione con elementi più dolci. Dalla pianta si estraggono tinture madri, oli essenziali, gocce e integratori alimentari. Il capelvenere ha come nome scientifico Adiantum capillus veneris. E appartiene alla famiglia delle polipodiaceae. Le foglie sono di un verde molto chiaro. E la pianta non supera i 30 cm di altezza. Si trova in tutta Italia e in Europa, fino a 1300 metri di quota. In generale, è tipica delle zone mediterranee. E ha un sapore amaro. La pianta funziona contro i primi sintomi da raffreddamento. Si trova in gocce per calmare la tosse e il mal di gola. Anche nelle caramelle balsamiche si può trovare come elemento importante per la sua azione espettorante. Migliora l'alito e si trova anche in dentifrici e colluttori. Ha una funzione importante per la digestione. Quindi si trova anche nei prodotti da utilizzare dopo pasto. La sua azione, che inibisce il consumo di fumo e di cibo, rende questa erba officinale perfetta nei prodotti per dimagrire o per smettere di fumare. Le proprietà di questa pianta per il benessere della persona sono espettorante, diuretica, balsamica, emolliente, rivitalizzante, digestiva, terapeutica. Riduce lo stimolo a mangiare e a fumare. La pianta ha benefici importanti per chi vuole smettere di fumare o mantenere i risultati della dieta abbassando il senso di fame. Se avete il fegato intasato e l'apparato digerente non collabora, usate l'azione diuretica e quella digestiva di questa pianta per sentirvi subito meglio. L'azione espettorante permette di liberare i bronchi e la respirazione. Mentre quella emolliente fa calmare la gola. Per questo, il miglior modo per assumerla è in tisana. La sua azione aiuta a richiudere le ferite, intervenendo contro le emorragie e regolando la pressione del sangue, grazie ai tannini. I capelli sono più corti e cadono con meno frequenza. Per questo, la pianta si usa in molti prodotti per il benessere dei capelli. Grazie all'azione balsamica, questa pianta migliora l'alito, dando una sensazione di freschezza, simile alla menta piperita. Questa pianta contiene tannini, acido gallico, oli essenziali, mucillagini, iridoidi, saponine, flavonoidi, digiprolattone, steroli, carotenoidi e acidi fenolici. La pianta può avere importanti effetti collaterali se si è allergici alle piante in genere o al principio attivo contenuto in questa erba officinale. In più, è controindicata se si prendono farmaci o particolari terapie. Chiedete consiglio al vostro medico di base prima di assumerla. La pianta non si può usare in gravidanza e allattamento. Si può trovare in erboristeria, negozi bio, siti di benessere e di salute in genere. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.